Fidelis Dispensator et Prudens è il titolo del nuovo motu proprio di Papa Francesco, la lettera apostolica con cui istituisce una nuova segreteria per l'economia responsabile di tutte le attività economiche e amministrative all'interno del Vaticano. Un versetto di Luca che rimanda all'amministratore fedele e prudente che ha il compito di curare quanto gli è stato affidato. Un riferimento evangelico per ricordare l'orizzonte in cui è maturata la decisione di creare una nuova struttura di coordinamento economico, vale a dire la missione evangelizzatrice della Chiesa, la sua preoccupazione per i poveri. L'annuncio, oggi fortemente voluto dal Pontefice, come ha spiegato il direttore della Sala Stampa Vaticana, dopo le giornate di lavoro della Commissione Referente, che da mesi studiava l'organizzazione amministrativa ed economica della Santa Sede. Un passo, quello compiuto, verso la semplificazione delle strutture di gestione esistenti e una migliore utilizzazione delle risorse. Concretamente viene istituita una segreteria che avrà autorità su tutte le attività economiche della Santa Sede, oltre al compito di preparare un budget annuale per le necessità dello Stato Vaticano e a stabilire la pianificazione finanziaria e delle risorse umane. Già noto il nome del cardinale prefetto, il cardinale George Pell, arcivescovo di Sydney, mentre ancora da definire i nomi del revisore generale e del segretario generale. Istituito anche un nuovo consiglio per l'economia, sempre di 15 membri, composto da 8 tra cardinali e vescovi e 7 laici. Fornirà direttive e pratiche da assumere, oltre ad analizzare i rapporti e i bilanci. L'APSA, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, viene confermata nel ruolo di banca centrale del Vaticano, mentre l'AIFE, l'attuale organo di controllo finanziario, continuerà a svolgere il suo ruolo di vigilanza prudenziale e di disciplina all'interno della Santa Sede.